pensi di mettervi d'accordo? Guardate, siete veramente delle amebe di concorrenti. Ma va bene, lasciamo stare, cari amici. Benvenuti nella seconda parte del nostro quiz, che continua con una domanda di musica. Firulì firulà. Avete mai visto tanti animali in un colpo solo? Eccoli, tutti i cantanti di Sanremo. Avete capito adesso lo stato della canzone italiana? Ebbene, non si scherza, non si scherza, concorrenti. Ma non distraetevi e invece pensate a rispondere alla domanda che sto per farvi. Ore drammatiche si stanno vivendo per Milva. La cantante, infatti, dopo l'eliminazione dal festival, è decisa a togliersi la vita. Ma intanto che la cantante decide il giorno delle sue esequie, cosa già può fare Milva nell'immediato? Romane Baggio. Togliersi la voce. Risposta sì. Questa gara, concorrenti, ma intanto diamoci una piccola pausa musicale con il grande Piero Scamarcio, che dal suo long play in Recover ci fa ascoltare Nuova York. Inizia a spargersi la notizia, oggi parto, voglio essere una parte di lei. Nuova York, Nuova York, queste scarpe vagabonde desiderano ardentemente andare in giro, vagare nel suo cuore. Nuova York, Nuova York, voglio svegliarmi nella città che non dorme mai e ritrovarmi re della collina, al di sopra di tutto, i blues della mia cittadina si dissolvono, sarà un nuovo inizio nella vecchia Nuova York. Se riuscirò, là, riuscirò, ovunque tocca a te, Nuova York, Nuova York. Sì? Cos'hai fatto, Ciro? Proviamo se funzionava. Sì? E vedi se funziona questo viaggio, vedi? Ma va bene, cari bambini a casa, dopo la magica atmosfera di Nuova York, siamo passati al gioco della lingua italiana. Oggi giocheremo con la lettera E, quindi potete chiamarci sin da questo momento, pargoletti. Coraggio! Squilli il telefono dopo la prova e subitaneo rispondo. Pronto, chi parla? Pronti, Venezia! Buonasera! Sono una bambina! Ciao, bella bambina! E come ti chiami? Ava! Ava? Sì! E come fai di cognome? Lavatrice! Ava Lavatrice! Guarda che io ti devo fare tutta bucata a mano, però! Ti devo dilaniare, Ava! Vabbè, ma lasciamo perdere e cominciamo a giocare! Coraggio! Sì! Dimmi un nome con la E! Con la E? Elettra! Elettra, sì. Bravo, un nome che ricorda la tragedia greca, sì. Vero? Dimmi un po', Ava, chi è che si chiama così in famiglia tua? La sorellina? Sì. E come mai? Siccome mia madre partorì mentre pagava la bolletta all'Enel. L'ha chiamata Elettra, sì. No? Invece a te la luce te la devono togliere. Devi rimanere nel buio eterno. Andiamo avanti, andiamo. Cose. Cose.
eccetera, eccetera. Scusi, che c'entra, eccetera, eccetera, dai! No, per non metterle tutte le cose. Eh certo, facciamo eccetera, eccetera. Guarda, te lo dico con tutte le buone maniere. Apri gli occhi, hai capito? Sì. Altrimenti ti sfascio tutta. D'accordo. Hai capito? Sì, sì. Eh? Farei la buonina? Mostruoso. Sei bella tu, sei bella. Eccetera, eccetera, città. Elba. Elba, oh, è proprio bella l'isola d'Elba, vero? Sì. Tu ci sei stata all'isola d'Elba? Sì, l'anno scorso in vacanza. Bene, allora vediamo se sei preparato in storia. Chi è che andò in esilio all'isola d'Elba? No, non lo so. Come? Dai, coraggio, ti do una mano. Come si chiamava? Napo? Napo? Napom. No! Napo! Napo! Napolitano! Napoleone, zotica! Napoleone! Ma come fai a non sapere queste cose? Sei proprio una piccola bambina cattivona, maleducata e soprattutto ignorante! Avanti, Elba, animali! Animali? Posso dire un animale romano? Certo che lo puoi dire! Ergato! Ergato? Sì! Adesso te metto io un bel cappio al collo e te mando a quel paese a te li mortacci tua! Avete capito? Apri gli occhi, ah! Ergatto! Questo muore prima. Ergatto! Andiamo avanti! Fiori! Eucaliptolo! Certo, che te lo devi prendere tu, nel momento in cui ti viene questo mal di gola forte, a causa del patto che prende le due dita, te le mette nella gola e ti estirpo tutta la faringe. Ma muoviamoci, Fiori! Sono io che dico muoviamoci! Fiori, eucaliptolo, l'hai già detto, Beota! Cantanti! Aspetta, eucalipt-o-l-o! Cantanti! Insturgente Neubauten! Madonna, ma che cos'è? Ma che dici? I cantanti devono essere italiani! Elisabetta Viviani! Complimenti, guarda, complimenti veramente per questa l'amplane! Bella scena! L'amplane! Hai fatto l'amplane, complimenti! Allora a questo punto, cara la mia Ava, passiamo a premio. Oggi c'è un premio veramente speciale. Che c'è? Guarda, oggi c'è un pezzo di jeans del noto DJ Tarantino Attilio Capilli, lo vuoi? E chi è? Come chi è Attilio Capilli? Lo conoscono tutti Attilio Capilli. No, io Taranto. Non lo conosco, chi è? Ma Taranto è conosciutissimo, facciamo un po' di promozione, prenditelo, dai. Non c'è il jeans di Fiorello? Guarda, i jeans di Fiorello non ce l'abbiamo. Ci abbiamo i jeans di Attilio Capilli. Lo vuoi o non lo vuoi? No, questo è abbattuto, non lo questo vuoi. È abbattuto? Sì. Osi dire che questo è abbattuto? Sì, si vede. E vedi questo come? Questo come? Ti piace questo, Ti piace? Porca miseria, Ava! Mi fai schizzare di testa! Attilio Capilli, lo conosco io Attilio Capilli, va bene, basta che lo conosco io, Ciro. Bene amici, come va? Abbiamo visto insieme il gioco della lingua italiana, adesso passiamo all'ultima domanda del quiz, la domanda di spettacolo. Ecco a voi Raffaele Belardi, assessore alla cultura e allo spettacolo della Regione Puglia. Diciamo che è proprio lui lo spettacolo alla Regione Puglia. Un uomo tutto di un pezzo. E con tutto che di un pezzo solo, lo hanno pure montato male. Una vita per la socialdemocrazia. Una vita sprecata, insomma. Ma va bene, Ciro, passiamo alla domanda. Belardi ha ricevuto la delega alla cultura poiché da tutti viene definito un uomo di lettere. Vogliamo sapere da voi, concorrenti, perché Belardi è un uomo di lettere?
Giacinto Casanova. Perché ad ogni compleanno scrivi a casa dei festeggiati. Bene! Risposta esatta! Complimenti a Giacinto Casanova, che con tutta la sua bruttezza si aggiudica la puntata ed elimina Romano Baggio. Caspita, arrivo per prima al centro del palcoscenico e a questo punto vado a premiare il reginetto della puntata, il mostro dei capelli brutti, veramente brutti. Noi a questo punto, cari amici, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Almeno fammi entrare quelli dell'orchestra, almeno. No, passiamo senz'altro alla vignette di Romito, che ci dobbiamo spanzare dalle risate. La vignette di Romito su Puglia. Amici, amici, la vignette. Scippata una suora a Bari. Scherzi? Da prete! Non faceva ridere. A me non faceva ridere.